Prima assemblea regionale di azione nei giorni scorsi all'Hotel Dragonara di San Giovanni Teatino, un'occasione per fare il punto sull'attività finora svolta a distanza di circa 2 anni dalla sua costituzione in Abruzzo, alla presenza di oltre 100 persone tra dirigenti e tesserati. Abbiamo fatto delle riflessioni importanti sul futuro dell'Abruzzo, ci siamo interrogati sui temi più importanti, la sanità, le infrastrutture materiali ed immateriali, il mondo del sociale, della scuola, del turismo, di tutti i problemi che le imprese purtroppo stanno vivendo a seguito dei rincari delle materie prime, dal mondo dell'energia, dei carburanti. Quindi è stato un momento bellissimo di confronto, di democrazia interna per un partito che si sta preparando a presentare un progetto per le prossime regionali che possa dare ed essere da rilancio rispetto a una regione che sta soffrendo, troppo soffrendo, e che noi pensiamo che meriti qualcosa di più. E sull'attuale situazione politica in Italia e in Abruzzo, in linea con il convinto sostegno a Draghi da parte del leader nazionale Carlo Calenda, Sottanelli ribadisce quanto sia irresponsabile e deleterio lasciare il paese senza una guida, con il rischio di perdere importanti risorse anche per la nostra regione. E a tal proposito, duro attacco al presidente Marsiglio per la mancata sottoscrizione dell'appello dei governatori italiani, anche quelli del centrodestra, affinché Draghi torni sui suoi passi. E sul posizionamento di azione in Abruzzo in vista delle prossime regionali. Certamente antitetico a questo governo regionale, con l'ambizione di andare da solo, lo faremo per le elezioni al Parlamento e molto probabilmente cercheremo di ripetere anche con leggi elettorali diverse per il rinnovo del Consiglio regionale. Importante è lavorare, conoscere i problemi, i temi dei vari territori e poi preparare un progetto che sia compatibile, che abbia le risorse, con una pianificazione, con il foglio del come, quindi fissare gli obiettivi e individuare gli strumenti, i processi e le risorse per raggiungere quegli obiettivi. Questa è azione.